Ciao amici, bentrovati per un nuovo episodio di Oltre il Bricolage. Oggi andremo a fare una piccola modifica nella mia Golf, una Golf sesta serie. Qual è il problema? Che la presa di ingresso AUX si trova alloggiata qua sotto il bracciolo ed è molto scomoda. Ho acquistato questo accessorio, non è altro che la presa AUX, da poter installare qui, visto che abbiamo diversi posti disponibili. Seguitemi fino alla fine del video, così andiamo a vedere assieme come fare per installare questo accessorio. Per prima cosa andiamo a togliere la cuffia qui del cambio. Poi qui abbiamo delle viti Torx che andremo a svitare per togliere questa parte qua. Noi andremo a togliere uno di questi coperchietti e andremo ad inserire il nostro. Proviamo a togliere il penultimo. Andiamo a rimuovere la cornice dell'autoradio. Una volta tolte le quattro viti Torx, possiamo sfilare la nostra autoradio. Qui abbiamo i nostri connettori. Rimuovere il connettore basta schiacciare la linguetta e tirare. A questo punto dobbiamo passare il cavetto in dotazione, che andrà collegato nel retro dell'autoradio, passerà dentro al tunnel qui, uscendo da sotto e andando a collegarsi alla nostra presa AUX. Ora andremo a togliere questo adattatore, qui c'è una linguetta, e andremo a mettere il nostro connettore al posto di questo qua, che nel mio caso è blu, che sarebbe quello originale. Per toglierlo dobbiamo fare leva sempre col cacciavite qua e sfiliamo il nostro connettorino. Mettiamo quello in dotazione. Prendiamo la nostra radio e reinseriamo il tutto. Il connettore vecchio, il cavo vecchio lo lascio qua, tanto è infascettato, non va da nessuna parte. Ecco il connettore. Prima di andare a finire di montare tutto, vorrei fare una prova preliminare. Ho con me un ricevitore Bluetooth che possiamo usare come fonte di ingresso. Ora associo il mio telefono all'ingresso Bluetooth. Selezioniamo AUX. Mettiamo un video a caso. Ciao a tutti, siamo di nuovo assieme Vediamo per che dirvi che funziona. stiamo ultimando un altro bel lavoro. Ci sono novità in vista. E volevo ricordarvi, appunto, come si vede in questo video, che sta per uscire il mio nuovo album Tra fiabe e letame. Rimanete aggiornati, seguitemi su Facebook e presto su Spotify e tutte le altre piattaforme digitali. Ora andremo a riavvitare la radio,
fissare la mascherina e chiudere questa parte qui. Bene, anche per questa volta è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e che possa risultarvi utile se dovete fare un intervento del genere nella vostra auto, in particolare in questo modello. Se il video vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici e se non siete ancora iscritti vi invito ad iscrivervi al mio canale in modo da essere sempre aggiornati sulle novità di Oltre il Bricolage. Ciao a tutti!